Buonasera e bentrovati in questa nuova edizione del TG6. Sono 428 i nuovi casi di positività al Covid, un dato che porta quello complessivo a oltre 10.000 dall'inizio dell'emergenza in Abruzzo. Nel bilancio odierno ci sono anche altre due persone decedute. Intanto dal monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità emerge che l'Abruzzo ha un indice RT di 1.4, appena inferiore alla soglia di rischio 1.5. L'indice RT dell'intero paese è di 1.7 e due regioni, Lombardia e Piemonte, sono sopra 2. Vediamo il servizio. L'Abruzzo varca la soglia psicologica dei 10.000 casi complessivi di positività al Covid-19 dall'inizio dell'emergenza. Le 428 nuove diagnosi di coronavirus nelle ultime 24 ore, aumento in lieve flessione rispetto a ieri, 482, portano il totale a 10.120. I casi odierni sono riscontrati su un numero di tamponi processati, anche questo in flessione, 3.303, rispetto ai 3.710 di ieri. Il tasso di incidenza dei positivi resta infatti sostanzialmente invariato, sfiora il 13%. Dei nuovi casi, 183 sono riferiti a tracciamenti di focolai già noti. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 70, meno 5 rispetto a ieri, di cui 30 in provincia dell'Aquila, 4 in provincia di Pescara, 9 in provincia di Chieti e 27 in provincia di Teramo. Il bilancio complessivo dei pazienti deceduti è di 542, poiché si registrano due nuove vittime del contagio, un 71enne della provincia di Teramo ed una 83enne della provincia dell'Aquila. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 3.764 dimessi guariti, più 74 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 5.796, più 352. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 283.894 test. 355 pazienti, più 24 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 27, più 1 rispetto a ieri, in terapia intensiva, mentre gli altri 5.414, più 327, sono in isolamento domiciliare. Dell'aumento odierno, 189 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, 66 in provincia di Chieti, 38 in provincia di Pescara, 104 in provincia di Teramo, 7 fuori regione e per 24 sono in corso verifiche sulla provenienza. La prepotente crescita dei numeri negli ultimi giorni si evidenzia anche dal grafico che espone le variazioni rispetto a una settimana fa. I casi positivi sono aumentati di 2.777, quasi 400 al giorno. I decessi sono aumentati di 39, un dato che oscilla tra i 5 e i 6 giornalieri. Si conferma con ulteriore evidenza come le province più colpite dalla seconda ondata di contagi sono quella dell'Aquila con più 1.050 casi e Teramo più 898. Decisamente indietro nel prospetto settimanale le province di Chieti 366 e Pescara 347. Coi dati di quest'ultima settimana l'Aquila diventa la provincia con più casi dall'inizio dell'emergenza con 2.811, poi Pescara 2.703, Teramo che si avvicina 2.486, mentre resta sotto quota 2.000 Chieti. Salgono i ricoveri ospedalieri, più 11 in terapia intensiva, più 127 non in terapia intensiva, più 2.129 i positivi in isolamento domiciliare, più 2.267 gli attualmente positivi. L'assessore regionale alla sanità Nicoletta Veri si è espressa su come il sistema sanitario abruzzese sta reagendo all'emergenza Covid. Non stiamo valutando ulteriori restrizioni oltre a quelle già annunciate. Queste le parole appunto dell'assessore Giuseppe Dintino. La curva epidemiologica continua ad aumentare, si teme che possano esaurirsi i posti letto, com'è la situazione? Allora, noi abbiamo un aumento di casi positivi nella nostra regione, aumenti di contagio, quindi un'attenzione costante e continua. Abbiamo riunito quotidianamente le unità di crisi per valutare a seconda dei pazienti, a seconda dei positivi. Ad oggi abbiamo una situazione sotto controllo, qualsiasi paziente ha ricevuto le giuste cure appropriate e quindi volta per volta stiamo modulando quella che è la nostra organizzazione del sistema sanitario regionale. E la regione sta valutando anche ulteriori misure oltre a quelle nazionali per placare la curva dei contagi? No, ulteriori misure oltre a quelle che abbiamo dato ieri, abbiamo, il Presidente Marsilio ha firmato proprio un'ordinanza in prossimità delle festività del ponte dei morti e
quindi è importante portare avanti invece quegli indirizzi e quelle disposizioni che sono state date da quelle ordinanze, perché vanno ad evitare tutti quei momenti di assembramento e tutti quei momenti in cui ci può essere maggiore contagio. Nuova protesta contro i provvedimenti contenuti nell'ultimo DPCM firmato dal Premier Conte. Questa volta a manifestare sono stati i lavoratori del mondo dello spettacolo con un presidio in Piazza Salotto a Pescara. L'evento è stato organizzato dai sindacati SLC, CGL, Fistel, CISL e Wilcom. La manifestazione è stata chiamata l'assenza spettacolare e va contro le restrizioni decise dal governo per far fronte all'emergenza sanitaria. Questo settore, dicono i sindacati, ha pagato duramente la crisi, è stato chiuso prima di tutti e sappiamo già che il 2021 sarà un lungo deserto da attraversare. Bisogna sostenere le imprese e i lavoratori e poi vogliamo chiedere che si instauri un tavolo permanente con tutti i soggetti rappresentativi in cui affrontiamo tutti i temi. Questo non è stato fatto finora. Cambiamo pagina. Il GUP del Tribunale di Pescara Gianluca Sarandrea ha accettato la richiesta dell'avvocato Reboa di sequestro del quinto degli stipendi dell'ex prefetto di Pescara Provolo e dei funzionari Visca e Belmaggio. Il processo Rigopiano, causa Covid, tornerà in aula con tempistiche meno serrate rispetto ad ora. La prossima udienza preliminare, infatti, ci sarà l'11 di dicembre. Stefano Recanati. Sono arrivate puntuali alle ore 14.30 le ordinanze del GUP Gianluca Sarandrea sulle richieste avanzate dagli avvocati durante le udienze precedenti per quanto riguarda il processo Rigopiano. Ammesse le richieste di sequestro di un quinto degli stipendi dell'ex prefetto di Pescara Provolo, di Carlo Visca e di Sabatino, Mauro Belmaggio. Diciamo che siamo lieti di aver ottenuto questo sequestro che riguarda i reparti civili assistiti da me e dai colleghi del Reboro Firme. E questo è un punto positivo, significa che la nostra battaglia comunque va avanti a difesa di tutela degli interessi delle parti nostre assistite. Per quanto riguarda l'incidente probatorio riguardante il tenente colonnello dei forestali Anna Maria Angelozzi, il GUP ha deciso l'inammissibilità dell'istanza avanzata dai legali di Lacchetta e Colangeli, chiesta poi anche dall'avvocato Reboa, poiché la stessa Angelozzi sarà sentita il 5 novembre. Quello che è successo è quello che la difesa del sindaco Lacchetta si aspettava nella gestione di questo processo, punto. In ogni caso avremo una sede idonea per assumere a SIT chi ha effettuato le indagini nella sua completezza e poi versare in atti quello che non ci è stato consentito di fare in un pubblico dibattimento in cui tutti avrebbero potuto porre domande e dire la loro. Il GUP ha poi dichiarato inammissibili a metà le richieste sulle intercettazioni, poiché arrivate da altra procura, l'Aquila in questo caso, e non riferite direttamente al processo Rigopiano. Dunque le prove potranno essere utilizzate solo per le accuse di depistaggio. Non ci sono parole, noi l'avevamo prefigurato, anche questo, ogni decisione era stata attesa. Troviamo veramente incredibile, a dir poco, che non ci si sia neanche espressi sulla esplicita richiesta di trascrizione delle intercettazioni che è stata fatta da questa difesa. Noi, a differenza di tutte le altre difese, abbiamo chiesto la trascrizione delle intercettazioni, non la procura. L'abbiamo richiesti come difesa, che è una prospettiva diversa, ok? Su questo non ci è stato risposto neanche mezza parola nel provvedimento del giudice. Infine, la seconda ondata della pandemia ha fatto procedere ad una calendarizzazione più lunga. Dunque si tornerà in aula, lockdown permettendo, l'11 dicembre. Ci vuole pazienza, continueremo sempre a battagliare affinché si accertino le verità, perché noi siamo qui per avere una giustizia e sapere per quale motivo, diciamo, non si è intervenuto in tempo nel disastro di Rigopiano. Vogliamo sapere appunto perché non hanno fatto niente per salvare quelle 29 vite. La pandemia deve far riflettere sulle condizioni di chi con l'emergenza convive da 4 anni. Il 30 ottobre 2016 la scossa di Norcia sconvolse il centro Italia. Non dimentichiamo chi, oltre a combattere il virus, ancora attende la ricostruzione paralizzata dalla burocrazia. Sono le parole affidate a Facebook del Presidente del Senato, che ha voluto ricordare il sisma del centro Italia. Intanto in mattinata il commissario straordinario Legnini ha fatto il punto sulla ricostruzione. Alfredo Primante.
Nel giorno del quarto anniversario del sisma del centro Italia, il commissario straordinario per la ricostruzione Giovanni Legnini in videoconferenza ha illustrato gli ultimi dati relativi alle pratiche lavorate dagli uffici, le tre nuove ordinanze in preparazione e il pacchetto sisma messo a punto per il recovery plan. La ricostruzione in questo anno è avanzata con un ritmo sostenuto nonostante le difficoltà legate alla pandemia e al cambio della normativa, ha detto Legnini, ricordando ai giornalisti che sono state approvate dagli uffici speciali ben 1871 pratiche per la riparazione o la ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma, che sono arrivati a ottenere il contributo e dunque in condizione di far partire i lavori. Ed ancora, nei soli 4 mesi tra fine giugno e il 26 ottobre, ha specificato Legnini, sono terminate le opere in oltre 1000 cantieri, permettendo il rientro a casa di altrettante famiglie, mentre sono state presentate in tutto 2578 richieste di contributo, delle quali 1240 per danni lievi e 1338 per gli edifici con danni gravi. Le domande presentate al 26 di ottobre 2020 arrivano così a 14.641. Le abitazioni ricostruite in questi 4 anni sono, nel complesso, 3.588, 1.689 nelle Marche, 409 in Umbria, 295 nel Lazio e fanalino di coda l'Abruzzo con 151. Per quanto riguarda i nuovi provvedimenti allo studio, c'è il super bonus rafforzato. L'ammontare delle risorse a favore della ricostruzione potrebbe aumentare, dice Legnini, con l'approvazione del pacchetto sisma del recovery plan nazionale, e quindi le schede appena consegnate all'esecutivo prevedono 5 interventi, alcuni dei quali destinati a tutti i territori dove si sta ricostruendo dopo una catastrofe, altri specifici per il centro Italia colpito dai terremoti del 2009 e del 2016, che puntano a una ricostruzione sicura, sostenibile e connessa. Tra gli interventi viene individuato anche un super bonus edilizio, come detto, esteso nel tempo e rafforzato nei tetti di spesa, accessibile anche agli edifici produttivi, ma con il ripristino dell'obbligo del miglioramento sismico, oggi non richiesto, oltre che dell'efficienza energetica. Come detto, sono in arrivo 3 nuove ordinanze del commissario straordinario che completeranno il quadro regolamentare della ricostruzione. Sarà disciplinato innanzitutto l'uso dei poteri in deroga concessi dalla legge al commissario per la realizzazione di opere prioritarie caratterizzate da particolari criticità o la ricostruzione dei centri storici più colpiti, poteri che potranno essere delegati ai soggetti attuatori degli interventi, tra i quali gli stessi comuni. Un'ordinanza, ha specificato Legnini, interverrà con ulteriori miglioramenti della normativa sulla ricostruzione privata, con l'intento di risolvere alcune problematiche ancora aperte, dalla ripartizione del contributo nei condomini, agli interventi sugli edifici di interesse culturale, alla migliore definizione degli aggregati, alla messa in sicurezza degli edifici collabenti, alle tolleranze costruttive. Con una terza ordinanza, ha aggiunto il commissario, si procederà infine alla rimodulazione del programma di intervento sulle opere pubbliche, con la definizione di un nuovo elenco unico. Segnala in proposito che il governo ha garantito un nuovo stanziamento per la ricostruzione pubblica nella legge di bilancio 2021, ha detto ancora Legnini, e a breve ci sarà il testo unico che dovrebbe mettere ordine finalmente nella ricostruzione, agevolando l'accelerazione degli interventi. L'accordo e il protocollo d'intesa firmato da Abruzzo, Marche, Molise e Puglia sullo sviluppo di una strategia comune per le infrastrutture è un fatto positivo, sottolinea la CGIL delle 4 regioni, che però ora auspica passi concreti. La settimana scorsa è stato firmato questo protocollo tra i presidenti di 4 regioni, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia, per uno sviluppo delle infrastrutture lungo il corridoio adriatico, un protocollo che voi approvate, però ci sono già le prime scadenze e l'auspicio che dalle parole si possa passare subito ai fatti. Certo, noi abbiamo appreso assolutamente favorevolmente questa iniziativa dei 4 governatori che amministrano le regioni del centro-meridione che si affacciano sull'Adriatico. Abbiamo apprezzato anche che siano state messe da parte anche alcune divergenze politiche, che ovviamente ci sono perché queste regioni sono anche eterogenee dal punto di vista politico, e quindi si è deciso in pratica di puntare all'obiettivo, ed è quello di colmare un gap infrastrutturale datato nel tempo, per il quale ci sono grandissime responsabilità proprio dei politici che hanno governato queste 4 regioni e hanno permesso che si creasse appunto questa
questa disparità di trattamento rispetto al resto d'Italia. Quindi è sicuramente una bella notizia, c'è da fare tantissimo, c'è qualche iniziativa che è già stata portata avanti, penso sicuramente alla Bari-Napoli che collegherà appunto l'Adriatico con il Tirreno, sono stati previsti i grandi stanziamenti, così come abbiamo appreso poco tempo fa anche della linea veloce ferroviaria tra Pescara e Roma, anche lì grandi investimenti, e probabilmente noi ci attendiamo analoghe attenzioni anche per il Molise, che non ha un collegamento da Termoli verso il Tirreno, così come ci attendiamo che ci siano sviluppi anche per Orte Falconara, che interessa le Marche. Analogamente ci aspettiamo che ci siano interventi anche nel settore autostradale. Noi abbiamo passato tanti guai nei mesi scorsi a causa della chiusura di alcuni viadotti. Ecco, noi l'idea di estendere la terza corsia autostradale fino alla Puglia, quindi fino a Lecce, è sicuramente una decisione condivisibile. Però, ripeto, tutto questo poi deve essere corredato dai fatti, come diceva lei. Siccome ci sono delle scadenze che incombono, io penso a quella del 2 novembre per la revisione dei corridoi europei, no? Noi stiamo puntando soprattutto come Abruzzo al corridoio est-ovest che collega direttamente Barcellona passando per Civitavecchia, Pescara, Ortona e Ploce. Ecco, noi siccome sappiamo che c'è una scadenza che è quella del 2 novembre entro la quale vanno presentati i progetti di modifica di questi corridoi, vorremmo che fossero conseguenti. Presentato il progetto per la linea ferroviaria Roma-Pescara, gli ambientalisti denunciano che la galleria in programma sotto il Monte Morrone potrebbe contaminare le falde acquifere e sarebbe realizzata in una zona altamente sismica. Vediamo. Un altro passo verso l'ammodernamento della linea ferroviaria Roma-Pescara. È stato presentato il progetto degli interventi ed RFI è finita subito al centro della polemica, insorgono gli ambientalisti, per un'opera definita quantomeno approssimativa. Motivo del contendere la galleria che si vorrebbe realizzare sotto il Monte Morrone nel Parco della Maiella, che rischia di contaminare le falde acquifere. Una galleria di 13 km di lunghezza, più di quella del Gran Sasso, appena a monte delle sorgenti del Giardino, che riforniscono l'acquedotto di Pescara, Chieti e decine di comuni della Val Pescara, che già oggi hanno l'acqua razionata. Ora, scavare una galleria a monte delle sorgenti è molto rischioso perché pone a rischio proprio le sorgenti. Come abbiamo visto già nel Gran Sasso, abbiamo un esempio proprio nella nostra regione di danno ambientale immenso, che però poi ha un impatto anche sul rifornimento degli acquedotti. È una galleria assolutamente che non possiamo accettare, non si possono mettere a rischio i diritti dei cittadini di bere acqua potabile, peraltro noi andiamo verso i cambiamenti climatici, quindi le sorgenti sono qualcosa da salvaguardare. Lì escono 1100 litri ogni secondo e quell'acqua la dobbiamo salvaguardare assolutamente. E poi vi è anche la questione della sismicità dell'area. L'infrastruttura infatti dovrebbe attraversare la famigerata faglia del Morrone, una delle zone europee a maggior rischio terremoto. Quando si muovono queste faglie non c'è solo lo scuotimento, ma si può veramente rompere il terreno formando dei gradini. Quindi la galleria diventerebbe inutilizzabile, come è avvenuto per una galleria a Forche Canapine nel terremoto del 2016. Si è formato un gradino e praticamente bisognerebbe abbandonare una galleria del costo di miliardi. Ecco, è veramente una proposta insensata, di scarso approfondimento progettuale, e ci sorprende anche solo che sia stata presentata. L'associazione Adricesta torna a mettere in campo azioni di solidarietà volte a sostenere la sanità abruzzese, operatori e volontari. Vediamo. Il Covid non ferma la solidarietà. La Onlus Adricesta ha raccolto, grazie al contributo di personaggi celebri, associazioni, società sportive ed esponenti politici, 12.000 euro volti al potenziamento dell'ospedale di Pescara, ma non solo, donati anche importanti strumenti ad altri istituti abruzzesi, come al Centro di Diabetologia Pediatrica di Chieti, all'Istituto Tessuti e Biobanche di Pescara e alla Croce Rossa. È un'iniziativa di grande solidarietà sociale, di un abbraccio che arriva da tante persone, dal mondo dello sport abruzzese, dal mondo della politica e dal mondo del volontariato tutto. Quindi non possiamo non credere che l'unione faccia la forza, e quindi è ora di donare. È partita a ridosso proprio della pandemia che ci ha colpiti a marzo, e è un'idea che ci è venuta di sera parlando con i vari volontari, e l'abbiamo messa in
in atto. Non pensavamo di raggiungere un ottimo risultato, soprattutto che continuasse, quindi abbiamo aperto canali sulla rete del dono, canali YouTube, abbiamo potenziato Facebook, addirittura abbiamo coinvolto personaggi di tutto l'Abruzzo che potessero aiutarci a raccogliere fondi per l'ospedale di Pescara, però non potevamo rimanere fermi solo all'ospedale di Pescara. Per il Covid ci siamo diretti per l'ospedale di Pescara, ma sono arrivati anche fondi perché c'erano delle richieste per altri reparti e anche di altri ospedali che avevano delle necessità. Andiamo a Teramo, raddoppiano le iscrizioni al Conservatorio Gaetano Braga, un'eccellenza abruzzese nel campo musicale. Gli iscritti sono oltre 400, ma la mancanza della sede storica inagibile per via del terremoto resta una ferita aperta. Tania Bonici Castelli. Il Conservatorio Gaetano Braga di Teramo è un'eccellenza abruzzese, statizzato dal 2015 con 400 allievi iscritti e 60 corsi attivi, è un'istituzione culturale tra le più prestigiose del territorio che in questi anni ha sofferto a causa di terremoti e debiti pregressi. Problemi sapientemente superati sotto la direzione del maestro Federico Paci, che passa il testimone a Tatiana Vratonic. È vero che è difficile fare un breve bilancio di 6 anni, ma insomma ci dica le tappe più importanti che lei ha percorso in questo periodo. Le tappe più importanti possiamo fare davvero l'inizio e la fine, cioè aver preso un'istituzione distrutta praticamente, cioè con debiti circa per 2 milioni di euro e pochissime iscrizioni, e dopo 6 anni abbiamo un'istituzione che ha oltre 400 allievi e praticamente azzerato i debiti. Questo proprio per dirvi il gap che c'è stato tra l'inizio e quello che è oggi il conservatorio. Naturalmente la statizzazione ha risolto molte cose e soprattutto ci ha dato forza per cominciare a ricostruire una nuova istituzione. Abbiamo salvato un pezzo di storia di questa città. Quest'anno abbiamo celebrato 125 anni dalla fondazione. Di questo sono davvero orgoglioso. Nella continuità, quale sarà il suo programma? La continuità senz'altro proiettata, diciamo, verso il futuro, verso una crescita, verso uno sviluppo, con diverse novità che introduceremo, diciamo, che introdurremo. La spina nel cuore del Conservatorio Braga resta però la sede Generazioni di Teramani del quartiere di Santa Maria Bitetto, sede storica del Braga. Sono cresciute al suono di quei strumenti che riempivano le strade intorno al bellissimo edificio di Piazza Verdi, inagibile purtroppo da tempo, ma il presidente Lino Befacchia si dice certo che prima o poi si tornerà a casa. Sarebbe ora che questa bella istituzione tornasse a casa propria. Quella è casa. Ulisse ci ha impiegato 20 anni per tornare, 10 anni di peregrinazioni. Noi cercheremo di battere questo record. Dobbiamo fare ancora un piccolo step, perché fra qualche tempo andremo alla sede di Corso San Giorgio, alla sede dell'INPS. Noi permuteremo temporaneamente questa con la sede, perché l'INPS intende raggruppare i suoi uffici in questo immobile. A brevissimo tempo, penso, questione di giorni, ci sarà l'assegnazione in tempi concuri, non alle calende greche. Noi vedremo intanto il progetto esecutivo, la ipotesi costruttiva, e forse nel 2021 c'è la consegna dei lavori. Sarà per tutta la città, io penso, il caso di brindare. Sulla fine dei lavori molti non arriveranno, perché in Italia si incominciano i ponti e molte volte dopo 30 anni i ponti sono lì senza ingresso e senza uscite, come a Mosciano. Sport Serie B, seduta mattutina per il Pescara che prepara il posticipo di lunedì sera al Via del Mare, direzione di gara affidata a Daniel Amabile di Vicenza, sempre più probabile il recupero di Seter al centro dell'attacco, resta difficile quello di Asensio nonostante l'ottimismo dimostrato ai nostri microfoni dal centravanti spagnolo ieri. Oddo dovrebbe confermare la difesa a 3 nella quale potrebbe strappare una maglia il giovane Gut, autore di una discreta prova in Coppa a Parma. Chi non ci sarà a Lecce, senza dubbio, e il difensore Luca Antei, ascoltiamolo. Luca Antei, c'è tanto bisogno di giocatori di esperienza nella difesa del Pescara, la più battuta del campionato, a quando l'esordio con la prima squadra? Al momento sto lavorando bene, siamo, diciamo, nei tempi che ci eravamo prefissi e ancora ci vorrà un po' prima del mio rientro in campo, ma per il momento sta andando tutto bene, per fortuna. Hai seguito queste partite, le prime dei tuoi compagni dalla tribuna, che impressione hai avuto di questo Pescara?
Beh, adesso è un momento difficile comunque, non è facile riuscire a rialzarsi, ma comunque giorno dopo giorno lavoriamo sempre al 100%, lavoriamo sempre bene come squadra e basta un piccolo risultato utile e tutto che le cose si sistemano. Proprio un tuo compagno di reparto, oltre che di squadra, Scognamiglio, qualche giorno fa ha detto: in settimana facciamo tutto bene, facciamo quello che ci dice il mister, poi in campo il sabato o la domenica non riusciamo a mettere invece in pratica i dettami tecnici dell'allenatore. Secondo te perché questo? Ma adesso subentrano anche molte cose sotto il punto di vista mentale. Molto spesso quando sei in campo una cosa va storta e tutto, rischi di affossarti, ma ultimamente vedo il morale che piano piano sta crescendo e speriamo già dalla prossima partita di fare bene. Lunedì Monday Night a Lecce, forse una delle partite più complesse. Sì, il calendario sicuramente non ci ha agevolato sotto questo punto di vista, anche se in Serie B sappiamo che sono tutte toste come partite. Andare a Lecce così sarà una partita dura, ma cercheremo di andare, di fare le cose nel modo giusto e cercando di portare a casa più punti possibili. Lecce, Cittadella, SPAL, calendario che non dà tregua al Pescara, partite complicate sulla carta. Sì, complicate, ma la Serie B ci ha insegnato negli anni che anche l'ultima in classifica può vincere con la prima e viceversa, quindi non a differenza dell'avversario che capita siamo sempre noi ad andare in campo. Come si esce da questo momento difficile? Ducantè, giocatore esperto, vieni da diverse stagioni in formazioni importanti, come si può uscire da questo momento? Non c'è una soluzione vera e propria per uscire da questi momenti. Il momento che esci arriverà, basta una partita azzeccata, una partita fatta bene, che la squadra riacquista fiducia e le cose andranno sempre meglio. Serie C, anticipo dell'ottava giornata di appunto terza serie col Teramo che andrà in trasferta al Marcello Torre di Pagani contro i campani di Erra. Ascoltiamo la conferenza, le dichiarazioni in conferenza del tecnico biancorosso Paci. È una partita in quanto tale è difficile, è difficile perché ogni partita ha le sue insidie, soprattutto giocare fuori casa, soprattutto giocare contro una squadra che in questo momento è un po' assetata, no? di vittoria e quindi è una partita difficile a prescindere dai dati, no? degli score, non credo che la partita si basi su quello. Sappiamo per noi l'importanza di questa opportunità di continuare a far bene, conosciamo la loro voglia, no? di giocare questa partita e abbiamo preparato la partita come ogni settimana. Credo che possa assomigliare alla gara di Potenza, perché abbiamo studiato la Paganese, è una squadra con un baricentro molto basso, giocano 3-5-2 e diventano 5 difensori in linea e quindi sarà quel tipo di partita, sarà una partita in cui la lotta sulle prime palle può fare la differenza, sarà una partita in cui la partita delle palle inattive può fare la differenza e quindi sarà una partita sporca. Mi aspetto questo tipo di partita, abbiamo preparato questo tipo di partita molto simile al Potenza. Col Potenza non eravamo prontissimi a quel tipo di partita, poi ci siamo adattati, i ragazzi sono stati bravi ad adattarsi. Non sarà una partita facile, non sarà una partita facile, ma credo che non sarà facile neanche per loro, perché in questo momento stiamo bene e vogliamo competere al nostro massimo e quindi andiamo giù consapevoli della difficoltà della partita, ma a giocare per vincere come sempre. Fino adesso il Teramo ha dimostrato che è una grande squadra, da qui in avanti lo dovremo dimostrare, perché nel calcio si fa subito a tornare ad essere una squadra normale, quindi questa squadra ha dimostrato di avere le qualità, cose in cui io ho sempre creduto. La difficoltà naturalmente sta nel continuare, nel perseverare, no? Ad avere questo tipo di atteggiamento. Io sono convinto che noi lotteremo sempre. I risultati non prometto risultati, noi come squadra non promettiamo perché non possiamo controllare i risultati. In campo può succedere di tutto. Sicuramente la lotta, il pantaloncino sporco, quello sarà la nostra caratteristica da qua alla fine. La cosa grande sarà continuare su questo trend, ma sono sicuro che con il giusto approccio e con la giusta umiltà possiamo far bene in questo campionato.
Bomba ha un problema alla schiena, Soprano ancora un po' l'adduttore, Viero ha fatto una distorsione domenica e Gerbi ancora ha avuto un piccolo risentimento allo psoas, all'adduttore e non si è allenato negli ultimi due giorni. E nel pomeriggio aspettiamo anche l'esito dei tamponi che abbiamo fatto ieri, perché in questo momento siamo sempre sul chi va là e siamo sempre nella speranza che vada tutto bene, insomma. E alla vigilia ha parlato anche il tecnico della Paganese Erra, che spera di dare continuità allo 0-3, la vittoria contro la Turris nel recupero infrasettimanale. E più o meno potremmo essere gli stessi, abbiamo degli infortuni, dei contrattempi che ci inducono a cambiare qualcosa, ma più o meno la parola d'ordine è quella di continuità, perché sia chi ha partecipato dall'inizio sia chi è entrato dopo ha avuto un impatto molto positivo. Benedetti ha avuto un problema muscolare, è uscito a Torre del Greco l'ultimo quarto d'ora e Sbampato ha avuto un brutto colpo in testa e quindi sicuramente non saranno della partita, ma sono sicuro che chi ci sarà al posto loro si farà valere. Sicuramente è una squadra già rodata, perché in effetti sono quasi gli stessi lo scorso anno, hanno cambiato solo guida tecnica, ma mi sembra che a livello di qualità e di calciatori siano quasi gli stessi lo scorso anno. Una squadra qualitativa, una squadra solida che ha trovato subito la quadratura e quindi bisogna fare i complimenti a Paci, che allena una squadra forte. Noi vogliamo provarci. E in Serie D sale a 5 il numero delle partite rinviate nel girone F. Domenica prossima infatti non si giocherà il match tra Porto Sant'Elpidio e Giulianova su istanza della società marchigiana, nel cui gruppo squadra è stata accertata la presenza di contagio da Covid-19. La partita è stata rinviata a data da destinarsi. Già nei giorni scorsi era stato ufficializzato il rinvio delle partite Vastese Agnonese, Notaresco Aprilia, Cinzia Albalonga Campobasso e Recanatese Rieti. È tutto per questa edizione del TG6, i servizi che avete visto in questa edizione sono già disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Prossima edizione alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buona serata.